Il Sole, la cui nascita risale a più di 4 miliardi di anni fa, classificato come nana gialla, è la stella madre attorno alla quale ruotano tutti gli 8 pianeti del nostro sistema solare. È una sfera di plasma quasi perfetta, con una temperatura superficiale di 5.504 gradi, visibile ad occhio nudo dall'alba al tramonto. L'energia e le radiazioni scaturite dal Sole consentono la vita sulla Terra, regolandone il clima e la maggior parte dei fenomeni meteorologici. Ma gli effetti della sua luce influiscono direttamente anche sugli esseri umani. Difatti, la luce solare, producendo serotonina e vitamina D, migliora gli stati depressivi, provoca un aumento del libido e incrementa le capacità riproduttive. Inoltre, favorisce il rilassamento muscolare, regolarizza i ritmi biologici e incide positivamente sulla qualità del sonno. Nel centro Europa, durante il periodo invernale, si contano indicativamente 9 ore di sole al giorno. A Roma, durante la prima settimana del 2019, con 7 giorni di sole su 7, ci sono state all'incirca 63 ore di sole in una sola settimana. Nello stesso periodo, ovvero la prima settimana del 2019, qui a Parigi ci sono state 0,04 ore di sole, ovvero in una settimana 4 minuti di sole. Ovvero a Parigi nei primi 7 giorni del 2019 il sole si è visto per 240 secondi, che insomma manco se sono stati di seguito o sparmati durante la settimana. Roma in una settimana 63 ore di sole, Parigi 240 secondi. Che poi, se famo il conto dal 27 di dicembre, quindi aggiungiamo 4 giorni, a Parigi in 11 giorni consecutivi si passa da 4 minuti di sole a 11 minuti! Un minuto al giorno! Me coglioni! A voglia svertine! Che poi dici, oggi però c'è star sole! No, è una lampada! Però qui i mezzi funzionano molto bene.